Salve a tutti da Giuseppe Ragazzino, siamo qui con un'altra applicazione di Zanichelli. In questo caso parliamo di pronuncia dell'inglese, come penso abbiate facilmente inteso dalla schermata che state vedendo in questo momento. Noi l'abbiamo installata su iPhone, risulta quindi comunque sfruttabile sui vari dispositivi targati Apple. Nello specifico questa applicazione è un po' diversa rispetto allo standard, come vedete comunque l'impostazione è sempre la stessa, diciamo, che ormai caratterizza le applicazioni di Zanichelli, solo che normalmente Zanichelli è appunto famosa per la creazione di dizionari, quindi qualcosa di generalmente statico e foriero di informazioni, sia chiaro, ma nel momento in cui voi cercate per esempio informazioni precise dovute per esempio alla ricerca di un lemma particolare. Andiamo per esempio nel caso specifico, cerchiamo table, quindi in inglese ovviamente significa tavolo. Nello specifico ci vengono presentate le varie situazioni nelle quali andiamo a scovare la parola table oppure modi di dire, per esempio, all'interno dei quali troviamo il termine table. Quest'opera è un attimo diversa, serve per orientare in sostanza i fruitori nella ricerca della comprensione più diretta della pronuncia inglese. Infatti in questo caso parliamo comunque di un'applicazione più contenuta quanto a estensione. Per esempio andiamo alla ricerca di un termine. Vedete, noi abbiamo cercato Fluent e siamo giunti in pratica alla descrizione di quelle parole che iniziano con la coppia di lettere FU come Firenze, Udine. Questo prefisso permette in sostanza di, come potete apprezzare, di dividere in diversi gruppi, a seconda ovviamente delle pronunce, l'insieme di parole, infatti vedete 1, 2 e 3. In questo modo quindi l'utente si trova per esempio fuel, vedete, ci permette di sentire sia la pronuncia, la mia che può essere errata quanto volete, quella di Zanichelli forse è un attimo più precisa, ma per comprenderci meglio, diciamo, questa rapida applicazione serve per correggere quegli errori che normalmente nella lingua inglese si creano, come in qualunque lingua straniera, insomma, si creano perché di base le lingue noi le impariamo, parlo per noi italiani, ma insomma nel mondo una lingua straniera normalmente si impara partendo dalla lingua scritta e poi c'è la trasposizione nel parlato. Quindi spesso si vanno a incontrare per esempio delle difficoltà, poiché prima si impara a scrivere e dopo si impara a parlare, quando invece normalmente quando imparate una lingua, per esempio la lingua madre, prima la parlate e poi la scrivete. Generalmente infatti l'approccio alle scuole elementari, quindi al primo livello di scuola, il bambino normalmente appunto che giunge alla prima elementare sa già parlare, insomma se la cava. Pertanto capite bene che il ribaltamento in sostanza che vi ho descritto comporta una difficoltà appunto nella pronuncia. Questa applicazione serve, diciamo, per ovviare a questo problema. Vedete che la presenza, per esempio, vedete che la presenza della FU all'inizio, per esempio, di questa parola permette di sentire pronunce diverse. Infatti la U di fan è diversa dalla U di fuel. Come potete quindi capire bene, la U e la U però si pronuncia in modi diversi. Quindi questa è una cosa che personalmente appunto reputo interessante.
Vedete quindi che anche la pronuncia di parole tutto sommato semplici, come appunto la parola fruit, che insomma vuol dire frutta per capirci, viene comunque descritta non tanto come significato del termine fruit, ma come spiegazione della pronuncia del termine fruit. Andiamo quindi a chiudere questa ricerca, ne effettuiamo un'altra. Vediamo. Stomach. Vedete che anche la definizione appunto di stomach va a essere incentrata essenzialmente sulla disposizione degli accenti e sulla pronuncia in sé vera e propria. Quindi questa è un'applicazione che secondo me va a corredo delle varie, diciamo, di Zanichelli dedicate alle lingue, ma va a corredo proprio come applicazione di servizio, se vogliamo definirla in questo modo. Ci permette in sostanza di capire come è meglio interagire con altri elementi che vanno a parlare l'inglese, per utilizzare ovviamente la pronuncia più corretta possibile. È ovvio quindi che all'interno di questa raccolta non si possano andare a trovare tutte le pronunce possibili, quindi includendo i vari slang ad esempio. Tuttavia si trova la pronuncia corretta, quella scolastica, ma nativa inglese. Notate, ad esempio, che risultano presenti frasi anche complete, quindi potete andare a individuare la parola in questione all'interno del contesto più ampio, nello specifico appunto parliamo di una frase. Secondo me quindi diventa un'app importante nel momento in cui risulta essere effettivamente sfruttabile, quindi la lingua inglese, nello specifico, la parlate già abbastanza, nel momento in cui insomma una buona dose di lemmi li conoscete, avete idea di come organizzare una frase, la grammatica vi è nota, ma siete incerti sulla corretta pronuncia dei termini, questa applicazione vi viene in soccorso. Non trovate quindi la definizione di fuel come fosse un dizionario, bensì trovate lo sfruttamento di fuel all'interno di una frase e soprattutto vi spiegano come sfruttare correttamente il termine fuel, il che appunto mi sembra una cosa davvero interessante. Al momento mi risulta essere l'unica applicazione di questo tipo, pertanto davvero, davvero molto interessante. Secondo me per questo motivo diventa un compagno ottimo nel quotidiano per evitare, per esempio, figure poco piacevoli nel momento in cui avete, per esempio, un meeting d'affari, avete un'incertezza, potete prima del meeting farvi un rapido riassunto sulle parole, per esempio, in dubbio, e magari fare una più bella figura. Nello specifico Zanichelli quindi vi viene in aiuto non solo con la pura traduzione, parliamo dei vari dizionari italiano-inglese per esempio, ma vi viene in aiuto anche come pronuncia, quindi non soltanto la relazione o la presentazione la scrivete in modo corretto, ma andate a pronunciarla e spiegarla magari in modo altrettanto corretto. Secondo me quindi diventa effettivamente interessante. La demo ovviamente l'abbiamo compattata il più possibile. Se avete comunque domande, dubbi, curiosità, noi siamo sempre a vostra disposizione. Ora quindi vi saluto, vi ringrazio per l'attenzione, vi invito a seguirci attraverso il sito web formobiles.info e vi invito a seguirci anche attraverso i canali social che abbiamo attivato per voi. Siamo su Twitter, Facebook, YouTube e Dailymotion. Se ci seguite rimanete facilmente in contatto con noi e tempestivamente aggiornati su tutto quanto andiamo a pubblicare per voi. Ora è tutto, grazie, ci vediamo online. Un saluto presto da Giuseppe Ragozzini.